veniamo da un periodo sanitario sicuramente non felice, perciò la gente si sente un po' più libera e l'arte o comunque l'aspetto artistico è difficile che resti una cosa primaria. La gente pensa un po' alla libertà, che è semplicemente andare a prendere il sole, l'aria. Noi qua a Brandstedt abbiamo deciso di aprire e nell'ambito di questa mostra ci sono dei sabati culturali e questo sabato c'è Paola Gabrielli che presenta un libro un po' particolare perché ha un legame con l'arte, però è un legame indiretto, diciamo. L'arte al servizio della persona, e dopo Paola mi spiegherà cosa vuol dire, perché diciamo, il disegnare dei consigli che lei dà in questo libro è un modo anche per riuscire a star bene fisicamente, star bene con la mente. Può essere anche un atto, diciamo, creativo, artistico, però questo non è una cosa primaria, ma il disegnare, usare i colori è un modo per staccarsi da problemi che possono venire nella vita e, diciamo, immergersi nelle forme e nei colori può essere una sensazione che può dare anche, diciamo, della felicità, del piacere. Lei si rifà a un po' al mondo orientale, perché, diciamo, lei dà, diciamo, queste ispirazioni, dà queste idee usando il mandala o mandala, non ho mai capito bene come si dice, per me è mandala, Sì, sarebbe mandala, per me, che proviene da una religione, sicuramente non è legata alla religione cattolica, perché qua mi sbilancio anche se non dovrei, per conto mio la religione cattolica sicuramente non pensa proprio al bene della persona. Le religioni asiatiche invece, per quanto mio, diciamo, questa cosa è molto importante. La religione cattolica, per quanto mio, in tutti questi secoli, è cambiata, diciamo, da qualcosa che era originario, è diventata una cosa molto più complicata. Invece, la religione, asiatiche, dall'Oriente, loro cercano di star bene la persona. Io a mia dieta mi sono anche un po' preoccupato, diciamo, di andare a vedere il discorso delle religioni, perché questa cosa che ho detto non l'ho detta a caso, e le religioni dell'Oriente sono quelle che danno un finale migliore della vita. Non è come ribadisco, la religione cattolica che vede solo l'aspetto negativo e invece loro vedono l'aspetto positivo. La risurrezione, perché anche noi cristiani sappiamo la risurrezione, noi Ma è crediamo qualcosa di molto, io dico, i secoli, la speranza la mia storica, religione è cambiato molto. essendo di volere la risurrezione, Perciò dico, mi sbilancio, non dovrei dire queste cose, però per conto mio. Ecco, perciò sentiamo così un po' anche da Paola, perché io non sono un esperto, diciamo, io mi sono prestato a presentare questo libro perché ho intervistato Paola l'anno scorso a Radio Music come artista, come scrittrice, come esperta sull'aspetto dei mandala, perciò
mi sono prestato, però è importante che anche l'autrice dica il suo intento nel realizzare questo volumetto, che è rivolto però più all'aspetto infantile o anche agli adulti? È rivolto sia ai bambini, diciamo, che principalmente agli adolescenti, quindi interi elementari, medi, pieni delle superiori, ma anche agli adulti, dipende un po' dall'intento, nel senso che per gli adolescenti è un percorso nel loro presente, mentre per gli adulti nel loro passato, cioè attraverso proprio degli esercizi pratici ripercorrono la loro infanzia, quindi ogni giorno c'è un esercizio, quindi il libro è diviso su più giorni. Il giorno numero uno presenta un mandala, che qui è abbastanza libera l'interpretazione, poi per chi lo vorrà lavoreremo proprio insieme sul libro, quindi costruendo un proprio mandala con l'esercizio numero due, anche le emozioni che uno ha provato nel fare questo lavoro. Ed è importante, vi anche vi mostro quello che ho realizzato io come esempio pratico. Ecco, così di giorno in giorno, poi la tua nascita, raccontala e così via. È l'importanza proprio della pittura di mandala, ma anche in questo caso, non solo di mandala, ma anche espressiva, in questo caso il disegno libero, disegna la tua famiglia, quindi uno interpreta liberamente la propria famiglia e anche da quello che emerge, da come disegna il papà, la mamma, il bambino, ci sono dei dati che sono, diciamo, importanti anche nel capire la persona. Quindi qua nel libro pensato più per gli adulti, che è stata la prima edizione, ci sono solamente dei mandala da colorare. Ad esempio prendiamo questo libro qua, vedete proprio il primo capitolo si apre con questi mandala da colorare. Diversamente nel gatto di Omero c'è più proprio libertà espressiva, è lasciata più all'inventiva, non c'è la forma che delimita il mandala, ma va proprio costruito oppure disegnato interamente quello che è richiesto ogni giorno, la famiglia e così via. Ecco, ci sono anche dei racconti all'interno di questo libro, questi sono racconti pensati più per i ragazzi, ma possono essere letti anche degli adulti, sono stati estratti dall'ombra di Omero, qui ci sono questi racconti pensati più per i ragazzi, ma anche più per un pubblico adulto. Il libro quindi va proprio, diciamo, letto e partecipato di giorno in giorno, non tanto svogliato, sì un giorno o a caso, giorno 32, racconto questo episodio, mia nonna diceva sempre che, no, è proprio la metodicità che è importante, seguire questo filo conduttore che ci porta proprio dalla nascita fino ai tempi, diciamo, della scuola superiore. Ecco, infatti negli ultimi giorni, nel giorno 63, si dice cosa è cambiato in me, e uno deve raccontarsi e vedersi anche cosa è cambiato per questo percorso di mesi anche nel leggere e nell'operare su questo libro. Tito, io una cosa che volevo qua parlo un po' da ex insegnante. Io per esempio dell'esperienza di 35 anni di insegnamento per esempio alle medie, io ho visto che comunque le persone, è sempre importante dargli delle indicazioni, perché la libertà espressiva in realtà è una cosa molto difficile. Ma questo è proprio un processo inverso rispetto a quello che insegno anche a scuola, cioè nella scuola si dà la struttura, io insegno anche lettere, si scrive il racconto, che sia il testo descrittivo, narrativo, espositivo, con una determinata forma e i ragazzi devono seguire il modello. Qui invece si lavora proprio al contrario, c'è proprio la libertà espressiva, quindi va raccontato e scritto quello che di getto viene al di là della struttura, perché così si legge l'inconscio. All'interno della struttura invece delle regole, c'è la ragione che interviene e pone dei filtri, questo per quanto riguarda la scrittura, e così anche nella pittura espressiva. Anche io la pratico, oltre il mandala, prendo un foglio e dipingo quello che, diciamo, mi esce dalla mia interiorità, e queste forme poi mi parlano, hanno un senso, e così appunto è lo stesso percorso che propongo in questo.
diversi, è la forma che è l'importanza, qui invece si va al di là della forma. Nel mandala, ovviamente, se uno lo disegna a livello pittorico, c'è sempre la forma, va bene, è importante in questo caso perché ci dà delle indicazioni e delimita quello che è l'emotivo, però la vogliamo anche non solo sul mandala, ma anche su un altro tipo di pittura che è quella espressiva proprio, per leggere quello che emerge. Io ho visto anche con i bambini a volte delle medie in laboratorio, loro avevano il loro cerchio e dovevano rappresentarsi all'interno di questo cerchio, però uscivano veramente delle cose belle e loro erano curiosi anche di raccontarsi, di sentirsi rispetto a quello che emergeva, no? Di loro. Sì, infatti, diciamo, per quanto mio, a questo punto io direi che comunque questa proposta editoriale è comunque andare a recuperare un qualcosa legato al ricordo, legato all'atto espressivo che spesso e volentieri sono convinto che delle persone legate alla vita legata al mondo lavorativo non hanno avuto la fortuna di usare l'aspetto espressivo, ma l'hanno dovuto tenere in stand-by. E per esempio è una cosa che succede direi proprio con gli anni 2000, spessissimo persone di una certa età che vanno in pensione perché non hanno più legami al lavoro, legame della famiglia meno impellente, vanno a recuperare l'espressività e vanno a frequentare dei corsi di pittura così, e hanno questo interesse di andare a recuperare la loro espressività che non hanno potuto esprimere legato al lavoro. Però per esempio io sono convinto che non è solo l'aspetto legato al mondo del visivo, perché uno può recuperare anche l'espressività nella manualità, perché l'atto espressivo non è solo nel mondo delle arti, ma anche nel mondo della pratica. Non so, i nostri nonni che lavoravano in campagna, che però riuscivano a risolversi problematiche legate in campagna, dovevano avere molta creatività, sapere usare per risolvere i problemi, una cosa che si è andata un po' a perdere. Però io sono convinto che anche probabilmente questa proposta è andata a recuperare qualcosa che uno ha dentro e non lo sa. È chiaro che deve mettersi, penso, in gioco, deve stare alle indicazioni e provare a fare, però sono convinto che diciamo, con l'aspetto pratico, per fare le cose piano piano escono e possono uscire delle cose molto interessanti in questo momento. Prego, io vedo qua Alberto Sigel, che lui usa la parola nel mondo letterario, e anche lui in 4-5 anni ha voluto mettere assieme l'aspetto parola e l'aspetto dell'arte visiva e le cose escono, perché è questione di provare, si può sbagliare, ma è normale, è solo riprovando e accettando delle indicazioni di una persona esperta, si può andare a recuperare spesso un'espressività che non è sporco, come può essere anche il campo musicale, che non è solo, io parlo un po' del mondo artistico, che è quello che conosco di più, però penso che una proposta del genere sicuramente è interessante, dopo chiaro uno deve provare, deve vedere. Sì, l'ha dovuto farsi naturale quelle che sono le proprie radici, cioè la propria infanzia, ripercorre la sua storia e scioglie così anche i nodi problematici che ci possono essere stati in un periodo importante della formazione del bambino e del ragazzo. La scrittura ha questa capacità proprio di svelare quello che abbiamo dentro, così anche la pittura si è interpretata e letta. Io appunto ho tenuto ancora dei laboratori con i ragazzi, gli adolescenti,
all'interno del laboratorio loro si raccontano, raccontano tanto di sé, di chi sono, dei problemi, delle loro relazioni e quindi buttano fuori tutto quello che anche l'adolescente ha dentro, che è un marasma, che a volte non riesce a vedere, perché anche come un vomitolo tutto il grigliato. E a un certo punto sono emersi anche dei ricordi, una ragazza ha detto, cioè mi è capitata questa cosa e non l'ho detto a nessuno, no? E quindi lì improvvisamente dall'inconscio, lavorando con la scrittura, ha avuto questo sblocco, poi lei era migliorata nelle materie scolastiche, ecco, era ragazza che avevano problemi e era andato appunto a lavorare attraverso la scrittura creativa e la pittura di mandala, sono riusciti a riorganizzare il loro mondo e a avere anche dei risultati scolastici. Per questo è importante, diciamo, questo manuale anche per i ragazzi, proprio perché li aiuta a vedersi e a leggersi. Mi ricordo che i ragazzi delle mie veramente erano entusiasti del loro disegno. Professoressa, cosa mi dice di questo disegno? E io gli raccontavo, da qui vedo questo, questo, ma come, come fa a capire queste cose? Ma veramente mi parla di me, della mia famiglia. Ho detto sì, ho studiato, quindi riesco anche a interpretarle queste cose. Ecco, era una ragazza delle medie che non avevano problemi a scuola, quindi ci hanno insegnato, ma non ci sono proprio speranze. E invece proprio poi ripreso anche a studiare per dei risultati positivi anche a scuola, avendo magari un aggancio positivo con qualcuno, si è riportata questa positività anche a livello scolastico. È un lavoro che va fatto ed è utile per i ragazzi, per gli adulti è guardarsi nel passato, nelle loro radici e capire cosa è stata la famiglia, l'importanza della madre, del padre, dei fratelli, così via, l'amico del cuore, il ragazzo, il primo amore, eccetera, eccetera. Il disegno che uno esprime così, diciamo, c'è una logica, nel senso viene interpretato da lei. Sì, come andrebbero interpretati, mandare sia nelle forme che nei colori utilizzati, da quello che emerge, dalle indicazioni, ma anche i disegni così di libera espressività, magari escono delle forme, degli animali, ci raccontano qualcosa, poi nelle interazioni con la persona emergono magari delle situazioni, magari quella forma, quell'animale può avere un rimando a qualcosa di vissuto, un blocco, non lo so, uno spavento, è stato morso dal cane, non lo so, un tizio, però c'è sempre un perché. Però appunto, come dicevo, deve essere una forma strutturata ma libera, bisogna proprio disegnare abbastanza liberamente e così anche soprattutto scrivere di getto, non pensare cosa devo scrivere, è corretto, non è corretto, no, perché allora interviene il razionale, la mente in scatola e lì non esce più quello che invece c'è dentro. È bello, è brutto, l'ho fatto bene, sono stato bravo, emerge il giudizio, assolutamente, allora ci autogiudichiamo, poi giudichiamo gli altri, invece bisogna essere proprio liberi dal giudizio su di sé e così poi di conseguenza anche sugli altri. Aspetta, volevo dire una cosa dopo, niente, portando. Ecco, io mentre Paolo parlava, mi è venuto in mente una cosa che avevo detto alla radio quando l'avevo intervistata, che avevo fatto l'osservazione, che al limite pongo anche qua alle persone, che la struttura, per esempio, dei mandala, e qua mi tiro due a caso, e assomigliano molto al mondo materiale dell'uncinetto delle donne. Sarebbe interessante che qualcuno riuscisse a studiare se c'è un legame materiale diciamo, fra questo mondo, in realtà, almeno che non sia addirittura una cultura materiale che proviene dall'Oriente e nei secoli è arrivata all'Occidente, perché bisogna pensare che l'evoluzione della civiltà, l'evoluzione dell'uomo proviene dall'Oriente e arriva nell'Occidente. E pensiamo anche ai rosoni delle cattedrali. E dopo, ecco, assomiglia molto ai rosoni del periodo post. Perciò, per quanto mio, deve esserci un legame materiale, ma non dico tanto filosofico, perché adesso
Però potrebbe esserci anche qualcosa, perché pensando un po' a... C'è una data nella storia effettivamente che le due posizioni si dividono, mentre la parte occidentale diventa materia, tutto il pensiero, e la parte occidentale, orientale rimane continuamente pensiero e diventa più evoluto. Anche perché in Oriente i monaci costruiscono il tutto per non essere legati proprio alla materia. Ha preso una forma concreta, che siano i centrini dell'uncinetto, che siano appunto i rosoni delle cattedrali, è rimasto nella forma solida. O anche certe decorazioni assomigliano proprio nei tappeti persiani, nei tappeti, probabilmente, come giustamente diceva Gentile, nell'Oriente l'aspetto pratico è anche filosofico, venendo probabilmente nell'Occidente ha perso l'aspetto filosofico. Questa è una grande questione della filosofia moderna, per cui se si vuole attingere alla parte più di pensiero, comunque sia, si attinge alla parte più orientale, mentre nella parte occidentale è diventata la parte più quasi logistica, logica, quella più attaccata all'idea del fare, non del pensare, del coltivare. Ecco perché la filosofia magari quella orientale agisce molto sul star bene psicologicamente, mentre quella occidentale ha assunto gli aspetti che non conosciamo. Qua si andate sul discorso piuttosto altini, direi. L'occidentale esterno e l'orientale interno, però la parola, perciò è insegnante, artista, terapeuta, artigiana, perché può fare le cose con le mani, e tutto questo è creatività, tutto questo è creatività, e ti dice, e fa una cosa, parte da sé. Io ho visto qui una foto sua, era in una mostra, e io e tu criticavamo quella mostra, ma a me mi piaceva che lei in una mostra ha messo se stessa. Come dire, la sua foto. La sua foto, sì. La mostra era, l'opera d'arte era una bella foto di lei. Questo mi ha fatto molto riflettere, perché dà ragione a te che la religione cattolica, la religione di una derivazione brutta, che sono i religiosi che abusano della religione che è bella, che ha intuizioni profonde, la abusano per umiliarci, per tenerci sotto, per dirci, ma come? Chi ti permette in me? Solo Dio. Solo Dio. Ma come? La Gabriele, la Paola, Gabriele, diceva, io sono Dio. Cioè, io sono bella. E ringrazio. Quando tu metti te al centro, con umiltà, ma sapendo della tua bellezza, perché tu sei immagine della bellezza, tu sei la vita, tu sei il centro. Ora, pensate, come lei, con i mandala, che sono rotondi, e voi avete parlato di rosoni, tu hai parlato di centrini del ricamo, tu hai parlato della realtà contadina che creativamente risolve i problemi, cioè siamo tutti creatori. Questo la Gabriele, Paola, Gabriele lo sa, perché lo vive da artista, lo vive da insegnante, e si rende conto della, si accorge come si divertono i ragazzi, come si sono improvvisamente, ma professoressa, lei mi dice delle cose che nessuno mai mi ha detto. Te l'avrà detto, giuro. Sì, l'ha detto anche a me. Perché ci mettiamo in quel filone centrale di risvegliare la coscienza. Per cui quando io vengo e chiedo di comprare il libro, e dico, Paola, ti faccio scegliere tra i libri miei, me lo dai quasi da solo, e lei non me lo vende il libro. Io potevo offendermi, però buono, non offenderti, l'ha diritto di essere ella al centro del mandala adesso, ella non te lo vende, ella non te lo vende. L'asse al centro del mare, con quella volta la semessa al centro, così. Questo è un insegnamento per me, per tutti,
per i Rassini, quando lei e Rassini fa fare il disegno, guarda, lei l'ha detto prima, non sta cercando di sapere, fa quello che ti viene, fa quello che ti viene, che è bello perché viene da te. E in quella maniera poi lei che è saggia, che ha un po' di esperienza, come tutti noi, perché dopo sa come la sua esperienza, lei, e siccome noi siamo tutti gocce della stessa pioggia, siamo tutti fogli della stessa foresta, ovviamente, e dopo si può interpretare, e lei può capire cose e può darti consigli. Addirittura su un mandala scritto da un bambino, lei capisce i problemi della famiglia. Lei è anche assistente sociale facendo questa roba. Allora io mi sono finito dicendo che io dico che recupererò quella risolta di prossima volta, scherzando sul. Però voglio dire, io ti sto facendo uno che parte proprio da questo, la centralità. Tu sei tutto fino al settimo cielo, dice il mio libro. Tu sei tutto, tu, lei, io, tu sei tutto fino al settimo cielo. Ecco, la centra è lì, è la divinità, lì è la vita, chiamala come vuoi, lì è la vita, e lì è la salvezza, ed è per il motivo per cui è giusto per il libro lì, ed è per bambini, per adulti, per vecchi, per moribondi, è per chiunque, perché insegna l'equilibrio fra la logica e l'emozione, e il cuore, e ci vogliono tutti e due. Lei è bravissima a insegnare anche a vedere la logica di tutto, però sa, diciamo una cosa, che se dovessi prendere uno sposo ti dobbiamo mettere davanti l'Alberto, perché se ci sono domande.
può che interpretare, cioè se immaginava uno quel colore in un modo o in un altro, alla fine chi occupa i criteri che sono per interpretare, sono come le macchine rosse per la tipologia del mondo, come vanno interpretate? Pensare in testi, per esempio, che cosa ne viene fuori? Ma già il fatto di, cioè, l'interpretazione spetta all'insegnante, al terapeuta, quindi ci sono i laboratori anche per, proprio per essere aiutati in questo. Poi è lo stesso processo di pittura o di scrittura che fanno emergere delle cose, cioè vengono in mente magari dei particolari, dei collegamenti con la propria infanzia, col proprio vissuto, quindi, ah ecco, cioè, e ti aiutano poi a elaborare la vita, il vissuto, come era successo ai grafici, cioè anche loro non è che ne sapessero niente, ma nel momento che stavano scrivendo e stavano colorando, parlavano con me, parlavano tra di loro liberamente, io ascolto, li guido. Però era un processo spontaneo, al di là del fatto che gli dicesse sì, il rosso è la vitalità, è importante il processo intanto personale, che sia fluido, senza interruzione, anche quando uno si mette diciamo, a leggere questo libro, deve crearsi uno spazio, un'oretta per sé, non disturbato da altro che sia, non lo so, familiare, la televisione, il cellulare, qualsiasi cosa, perché altrimenti è finita, no? Cioè, l'interferenza del mondo esterno che poi disturba, dice questa mia ora è tutta per me e la dedico a questo tipo di lavoro. Io l'ho fatto anche durante l'avvento, cioè ogni giorno disegnavo dei piccoli mandala, ogni tanto li faccio e man mano poi scrivevo sulla pagina accanto, cioè tutto il periodo dell'avvento io ho fatto il mio calendario dell'avvento con i mandala e emergono delle cose interessanti proprio anche della scrittura, cioè io dipingo e man mano scrivo e poi mi leggo e mi capisco quello che scrivo anche, però così anche le persone possono comunque leggersi, naturalmente l'insegnante ha un livello anche meno superiore che può guidare un po'. I racconti sì, servono come riflessione, magari nei racconti è importante selezionare delle parole che abbiano un riferimento a sé, cioè che ci dicono qualcosa, magari uno prende il testo, dice fa la storia di Fascia, giro la pagina, l'occhio mi cade su Farfalla, allora seleziono Farfalla, perché probabilmente per me Farfalla è importante, no? Ci sarà un motivo. Poi leggo papà, quindi per me anche il papà è una figura importante, poi leggo mamma. Ci sono queste tre parole, Farfalla, papà e mamma, perché per me papà e mamma sono importanti? Perché Farfalla è importante? La Farfalla, cioè, è come dire, una trasformazione, dal bruco è diventata Farfalla, quindi vuol dire che probabilmente attraverso un processo di trasformazione sono nella fase di avvenuta trasformazione, sono la farfalla, non sono più il gruppo ma la farfalla. Però questo ha a che fare anche con i miei genitori, con le mie radici. Ma ci vuole una guida per la risalita, perché da solo bambina non fa capire. Questo è più l'adulto, ecco l'adulto sulle parole, però possono emergere anche da soli. Cioè, io vorrei sottolineare questa cosa qua. Alla signora qua e guardi che la Paola e tutta la psicoterapia in realtà sta stimolando l'autoguarigione, l'autocoscienza, è il bambino che vede se stesso, non è la spiegazione dell'esterna, lei assiste, cioè se noi adulti come genitori, come insegnanti, come psicoterapeuti assistiamo. Ma fondamentalmente il processo è vitale dall'interno dell'individuo che si lascia andare a quel silenzio, a quella tranquillità per cui adesso vado là e lui guarisce da solo. È esattamente come un psicoterapeuta. Ma cosa fa? Ti fa domande, ti fa domande. Tu quando vedi la tua storia, solo a vedere la tua storia, cosa ti è capitato, solo a vederla, anche cosa tragica, te ne liberi. Ma tu soggetto. E lui il suo lavoro era solo quello dell'assistente, del terapeuta, solo quello di tenere sempre il soggetto, il bambino, l'adulto, l'ammalato, chiunque sia, o io che voglio morire me stesso, perché io sono ammalato, sono sano. Io sono sano, ma sono anche ammalato, scusate quello. E l'importante è che io abbia quell'atteggiamento che il libro senz'altro mi dà, perché il libro becca delle origini dell'umanità, che il sole nasce da là e viene di qua. Ecco, l'origine è lì. E l'origine, e il sole sono io.
il sole è la vita, il sole siamo tutti noi, è la coscienza individuale. Voglio dire, la Paola, a me sembrava che lei avesse l'ansia un pochino del genitore, del chi interpreterà questa cosa, tu la interpreti, tu, tu facendola ti accorgi. Io così scrivo i libri, io così faccio l'artista e così faccio il rapporto con gli insegnanti. Io giocavo me stesso e giocando me stesso mi accorgevo che interpretavo le galassie. Io amavo, io insegnavo inglese, a me piaceva vedere queste mie. Dicevo, guarda che è meglio sta roba, gioca. E alla fine facevo parlare, cioè alla fine sono loro che raccontavano le loro storie, loro che raccontavano, e loro che parlavano. E loro che parlavano. Riescono comunque a essere stimolati ad esprimersi e a capire le cose anche da sé. Poi ripeto, se c'è una guida, quindi si fa un laboratorio con l'insegnante, allora può avere più informazioni. Però già il fatto di lavorare su di sé è terapeutico, qualcosa che senza una guida. Io sono convinto che questo tipo di operazione diciamo non è una cosa usuale nella nostra mentalità, perché anche andando a parlare psicoterapeuta, psicologia, la Bavaria, spesso e volentieri nella nostra società è legato a qualcosa di negativo, di problematico. Invece bisognerebbe ragionare che l'aspetto psicologico, l'aspetto terapeutico può essere positivo per la persona per vivere e per vivere meglio. Però probabilmente nel nostro tipo di società sta cosa non è così forte. Abbiamo una società che ti dà dei... ti marca legato alla famiglia, legato al lavoro, legato ai tempi, agli orari, tutte cose, e io sono convinto, ad esempio, e qui parlo anche da artista più che da insegnante, l'aspetto creativo è visto quasi in negativo. Io mi ricordo, vabbè, io ho un problema, io ho 71 anni, perciò negli anni 50 i miei genitori che mi hanno lasciato fare la scuola d'arte, e io l'ho sempre ringraziato. E io mi ricordo i miei compagni che erano bravi nell'aspetto espressivo nel disegnare, che i genitori mi dicevano: no, provate a fare la scuola d'arte, che non te mangi dopo con l'arte, va a fare ragioneria, va a fare i geometri, va a fare il perito. Perciò, ma anche adesso, io ho messo un po' di anni a fare l'insegnante, però io mi ricordo che avevo qualche difficoltà a indirizzare i ragazzini che andassero a fare musica o andassero a fare scuola d'arte. A malapena tanti lasciavano andare a fare gli artigianelli, ma perché poteva esserci più legato l'aspetto del lavoro, no? Perciò probabilmente divago un po', però bisogna pensare che probabilmente questo tipo di proposta è proprio una proposta sì, terapeutico, ma non perché siamo nel negativo, ma perché tirando fuori un ricordo, tirando fuori l'espressività, l'uso dei colori e della varia, può essere un elemento che ti dà gioia, ti dà una soddisfazione, cosa che probabilmente non hai potuto fare prima, legato a cosa che è legato al lavoro, per esempio, uno non ha potuto farlo. Però questo discorso, ribadisco, probabilmente nel nostro tipo di società non è così sentito. Gli americani lo usano molto di più, però loro hanno meno legami, hanno una società completamente diversa dalla nostra. Loro andare dal terapeuta, andare dal psicologo, è come noi andare a fare visita a cosa del genere. Forse è quasi anche troppo, diciamo, no? Probabilmente sono due poli, chiaro, il miglior sistema sarebbe la via di mezzo, però di solito è difficile che ci sia l'aspetto che meglio, di solito si tende sempre ad andare un po' negli opposti, diciamo, no? Comunque, per conto mio, questo tipo di proposta è legata proprio a pensare che l'aspetto creativo, l'aspetto espressivo, io sono convinto che tutti ce l'hanno dietro,
Bisogna vedere se dopo nella vita sono riusciti a farlo nello specifico, ma possono averlo fatto anche nel mondo del lavoro, no? Si può sentire qualche collega che dice ah bravo, però è un po' così, no? Perché probabilmente si tira fuori dalle regole che il lavoro ti costringe, però riesce a dare lo stesso qualcosa. Perché probabilmente bisogna ragionare che l'aspetto di creatività, l'aspetto di flessibilità, ce l'abbiamo dentro, penso lì in stand-by. Uno che si mette, che a una certa età si mette a lavorare, vedrà che dopo un anno e mezzo o due delle cose interessanti le fa, perché la questione è di lavorare e di fare. E qua è una proposta del genere, è probabilmente recuperare delle cose e avere un po' infanzia. Aggiungo anche che magari ci scappa nel mese di luglio, avremo un corso proprio dedicato a questo argomento, per cui ne faremo pubblicità, chi vorrà partecipare potrà anche avere il modo di essere direttamente in contatto di chi proprio del fare, proprio. Certamente. E ci tenevo a dirlo perché è proprio in argomento. Niente al mare. Già che si fa. E dopo per conto mio, per esempio, questo tipo di operazione di proposta può essere anche legata che questo mondo moderno, per esempio, va talmente veloce che non si riesce a darci dietro, dove si vede che per esempio, l'aspetto informatico è importante, però uno che ha una certa età ha difficoltà a starci dietro o cerca di percaminarsi. Però io sono convinto, per esempio, e qua parlo dall'artista e da insegnante, che io già negli ultimi anni di insegnamento io vedevo che l'aspetto pratico manuale in questi ragazzini andava scemando. L'aspetto pratico, io sono convinto che certi tipi di lavori, specialmente legati nel mondo artigianale e artistico, nell'ambito di 10 anni andranno a non esserci più, o dovranno andare a recuperare, che ne so, io a Roma in Ucraina. Io non so, penso per esempio, io da bambino mi ricordo, per esempio, via 3 novembre c'erano due negozi che lavoravano in vetro, sono spariti tutti. Per esempio, se devono restaurare una vetrata in una chiesa, è difficile trovare l'artigiano, l'artista che fa questo tipo di lavoro. Deve andare a recuperare veramente gente che è fuori dall'Italia, perché qua non c'è più nessuno. Ma adesso non c'è più neanche questo problema, perché ci sono col computer, col 3D, ti fanno giù la vetrata che vuoi tu. L'artista, cioè il lavoro manuale e il lavoro artistico, se una volta era abbastanza problematico, adesso ancora di più, perché la tecnologia ha tagliato completamente le gambe a tutta questa roba qua. E anche la persona che ha intenzione di avere una piccola parentesi di creatività, in qualche modo viene messa da una parte, perché adesso la vita non è questa, cioè lo scrivere, i libri, le poesie, dipingere, non so, fare tutti quei lavori un po' di stare bene con se stessi, assolutamente vengono tagliati. Io ho fatto una marea di corsi negli anni che ero più giovane, però eravamo visti un po' come delle persone che erano ammalate, perché il fatto di mettersi in gioco, di pensare a stare bene prima degli altri, prima di pensare agli altri, di star bene a se stessi, di trovare le risposte per poter vivere meglio noi, non era assolutamente accettato né in famiglia
né nella società, perché se tu cominciavi a parlare, se non era dentro in quell'ambito, eri già fuori tagliata proprio. Io ho fatto 20 anni quasi di questa roba e mi accorgo che adesso è ancora molto più difficile, molto più difficile. E per i ragazzi ancora di più, perché loro leggono, possono leggere, possono trovare, però come diceva non so chi adesso giustamente, ma non te mani con l'arte, no? Perché ne mancava la manualità. Non te mani con l'arte. E ne mancava la manualità. Invece, esatto, ma la manualità non c'è. Però, la manualità non c'è. Non c'è più. Perché anche il lavoro artigianale, come una volta c'era, e c'erano dei bravissimi artigiani, che ti facevano, tu chiamavi l'artigiano bravo, per metterti a posto qualche cosa, per esempio quelle piccole cose che nessuno faceva. Però ti dicevi, guarda, vado dal Giuseppe e lui me lo fa a regola fatto, come vuoi lì. Adesso non te lo dico, adesso te dissi una cosa, ma la Barbara se l'ha fatta solo con diciamo che il discorso calzapennello, se noi parliamo di lavoro a certe dimensioni, se entriamo nello specifico del realizzare le cose, forse ancora qualcosa di umano c'è, perché c'è sempre comunque chi sta lavorando come si sta lavorando qui tra di noi, che si cerca di fare qualcosa di specifico a questo livello, e lui, posso dire stasera con Antonio, gli siamo stati che abbiamo ragione, nel piccolo invece tentiamo comunque sempre di recuperare questo. È triste quando questo lo vogliamo trasportare nel mondo così come lo conosciamo, che è legato al mercato. Il mercato che ha bisogno di numeri, non del lavoro fatto in un certo modo, ma l'uomo, ed è questo che secondo me lei sta proponendo, ha ancora bisogno di questo. Ma certo. Ecco, quindi lei sta proponendo questa cosa proprio perché sente probabilmente che ha bisogno di fare un po' un ritorno a ritroso, perché ognuno di noi deve sapersi recuperare. Perché vogliamo. Comunque, visto che i ragazzi, se stimolati, sono creativi, ecco, e hanno piacere anche in progetti in cui mettono in gioco la loro capacità di scrivere, di creare magari un appunto di gruppo, sono stati entusiasti di questo, ma anche a disegnare, perché si scoprono dei talenti, anche nel disegno, all'interno del racconto, un ragazzo ha creato tutte le scene anche a mano libera, ma veramente belle. Non solo, hanno magari costruito anche dei plastici nel loro viaggi geografici, magari ricordo, quindi sabato pomeriggio lo dedicavano, chi ha costruito il monumento, la Torre Eiffel, e voglio dire, non è che siamo all'interno di una scuola d'arte, però faccio loro scoprire anche questa dimensione creativa anche in altri livelli, e ci sono dei loro risultati che sono veramente felici, soprattutto quando possono magari sperimentare questa loro capacità creativa, e non è solo ripetere la memoria la pagina di un libro, cioè, ci può essere una certa parte di memoria, va bene, però non solo. Ed è nella creatività che si riscoprono e sono entusiasti. Questo sì. Quello che tu hai sperimentato. Posso dire anche quando partono già ragazzini delle prime, seconde elementari, è molto importante avere un insegnante che ama queste cose. Ho avuto esperienza con due figli, hanno avuto delle insegnanti diverse. Con la prima avevano delle insegnanti che amavano il disegno e aveva sempre quell'ora di tempo per fare. Aveva una classe che era uno spettacolo, perché 14 ragazzi, 14 quadri, stesso tema, uno diverso dall'altro. È arrivato il secondo, avrebbe una mano anche lui, però pure ha fatto quattro disegni in croce e giustamente non era neanche terminati, perché probabilmente l'insegnante queste cose non le sentiva, per cui non le sentiva neanche le ragazze. Anche quello, voglio dire, la fortuna magari trovare qualcuno che già da piccoli li segue, li asseconda un po' nel loro, diciamo, dopo non è detto che deve essere così, no, però insomma, però io da insegnante delle medie, per esempio, fra l'altro ero l'insegnante che aveva rapporti diretti con l'elementare per passare dalla quinta elementare.
sapeva anche come era, diciamo, per gli elementari. Il discorso è questo, la scuola italiana, noi siamo nel mondo dell'arte, nel mondo della musica, no? Perché ci vantiamo, si vanta dell'Italia fatta in un certo modo, però la scuola non è impostata in questo modo. Bisogna pensare che per esempio l'aspetto espressivo e l'aspetto musicale è ancora più disastrato, diciamo, nell'ambito della scuola, disegnano asilo nido, asilo, a malapena la prima elementare, a malapena, metti possono arrivare anche a seconda elementare, con l'avvento della terza, dove cambia l'impostazione della scuola elementare, siete stati cattivi e non fate ginnastica, musica e artistica. E maestra. Ecco, diciamo, bisogna essere fortunati di avere un insegnante di artistica di merito che ti fa fare qualcosa, perché non è detto, anche quello. E poi basta. Se uno non fa la scelta di fare una scuola specifica, non fa più niente. E musica ancora peggio, perché la musica fanno qualcosa di medie con il flauto dolce, ma anche lì bisogna essere fortunati di trovare un insegnante, perché sennò ci fa solo teoria e poca pratica. E se uno non la fa in conservatorio, la musica. Però siamo il mondo dell'arte e il mondo della musica. E questo è come dico, è come è impostata la scuola. Comunque venina parentesi, a 8 anni comincia a suonare per salire così. Sì, dopo sono andato un mese e ho fatto penso un'ora solo sui 15. E ho sempre suonato così, bastava sentirmi tre volte su il brano con il registratore e via, andavo alla nostra band nel 68-69. A te probabilmente la creatività te la avevi dietro. No, ma non per dire, a questo punto. Un paio di giornate
stimolarmi anche per noi stessi. E su questo tema qua, probabilmente, siccome sto parlando con una persona, si potrà dare risposta un po' più avanti, perché ne sto parlando a vari altri livelli. Sapete che la componente di qua dovrebbe diventare una specie quasi di porto, dove arrivano persone, portano idee, si portano via idee che da qui vengono sviluppate per l'umane. Per cui il tempo un po' che ci aiuterà a muovere un po', tanto è troppo poco che stiamo lavorando. Ma le sensazioni sono buone. Come ripeto, oggi è venuto l'Ilario che ci ha tirato su il morale, perché la sua vecchia mostra naturalmente non ci credeva così tanto, invece oggi è venuto così. Ma questa giornata è anche il confronto tra quello che può produrre un bambino e quello che può produrre un adulto, perché nella storia del colore, posso dirlo tranquillamente, quello che interpreta un adulto non è esattamente quello che interpreta un bambino, perché comunque l'interpretazione parte dal proprio cosciutto, e il proprio cosciutto è determinante proprio per impostare qualsiasi cosa. E ovviamente chi ha poca esperienza, la parte esperienziale di ognuno di noi, se ne ha poco, ovviamente metterà poco, apparentemente, tra virgolette, perché è sempre un discorso molto sottile. E chi invece ha una vita dietro potrà magari portare discorsi molto più complessi anche. Però insomma, provando e facendo, e poi queste cose saltano fuori e si possono mettere in relazione tra gli uni e gli altri. Il problema grande è che tutti si vedano nello stesso modo. Sì, 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 è così. Ci si mette in relazione. Io penso sempre al nonno quando parla del nipote, no? Perché se il nonno è grande come il nipote, allora lei sta benissimo, no? Perché se il nonno è quello che si aspetta, allora il nipote, due volte dopo lo sa. Pensa che arriva il nonno e c'è il nonno. E invece se il nonno è grande come il nipote, se viene a sua altezza, gli è un centro, e dove gli è al centro? Sia te oggi che il nonno. E i due opposti, la gioventù e la vecchiaia, che si incontra al centro. Lei è il centro, lei mandala. Sì. Oppure prima voi parlare della scuola, che è l'esperienza di noi, molti di noi si insegnanti, ma comunque poi dove mi chiudi a scuola, parlare della scuola. Ma stesso discorso di avere sulla scuola, dove parla sulla società. Ma quando voi, noi nella mente, quante robe va persa, la normalità che va persa è quella bella, e la creatività, chi ne la reprime, no, le devo dire che devi, la macchinetta, sì, tutte le macchinette, sì, invece di essere creativi dal nostro interno. Mi dico, no, la parola della medicina deve essere creativo del tuo interno, e la felicità è lì, alla fine, la medicina, non è solo l'arte, non è solo la felicità lì dentro all'interno, al centro del mandala, della coscienza. Di se stessi, appunto. Da quello che accade nel mondo, nel bene e nel male, e rimanere centrati su di sé, che trovi la felicità nello stare in sé, nella propria essenza. Nella propria essenza. Anche quelli che ti assale, anche la società che ti assale, se vai a vedere, quelli che emergono dei creativi, anche lì, alla fine, vale la regola che stai dicendo, metti l'individuo al centro. Mettete te al centro, mettete il bambino al centro, mettete te stesso, come diceva io, prima di tutto, il benessere mio. Se mi so cos'è il benessere, perché darò gli altri, sì, no. Allora, nel libro del centro, sta regola che la va anche per il capitalismo, la va anche per le dittature, alla fine, nella creatività che vinse, vuol dire che anche lì, quel che è coraggio di rompere le regole a partire da sé, i vinse, anche lì i vinse. Sì, anche lì, essere creativi significa trovare una strada che gli altri non vedono. Ecco. Con la maggioranza va in quella direzione, io vedo altro, mi scelgo altro. È un diritto, il dovere di farlo. È la capacità di avere una visione laterale che non ha la massa e che in molte situazioni ci salga. Tra le democrazie.
insieme furono lì e la minoranza eretica la verità verità per tutti, no? Ma la verità per tutti. Dopo, prima noi pensavamo che la terra era piatta e dopo ci si accorti che insomma vuoi dire che le regole che chi stabilisce le dà la felicità, le dà la centralità su di noi, le insegna come verbi devoti, come essere insegnanti, ma essere anche come essere cittadini, insomma starò qui, e anche come la manualità, per esempio, bisogna la manualità, dopo le manualità le cambia. Se posso, voglio dire una cosa di io credo che il presidente, anche se non sono uno che si interessa di politica, e né tanto meno di religione, c'era un signore che si chiamava Cattino, e raccontava che bisogna dare l'esempio, non lezioni. E sono quelli che forse magari ci fanno un po' ripensare, diciamo. E da lì dovremmo partire, perché è proprio da noi che dovremmo trasmettere qualcosa, e quando noi lo faremo e saremo così bravi a farlo, probabilmente avremo anche una società migliore in questo senso qua. Però dopo diventa un discorso molto complicato. Io sono la moglie di un ex insegnante e mio marito ha fatto il suo lavoro di insegnante nel suo periodo e dava questa creatività ai suoi ragazzi. Aveva un buonissimo rapporto con i suoi ragazzi, veramente buono. E ancora adesso, che sono grandi, sono 50 anni, quando lo trovano per strada lo fermano. Ecco. Però, ha rotto gli schemi. È andato fuori dagli schemi e i genitori alle volte avevano problemi, cioè lui aveva problemi con i genitori per il discorso di rompere gli schemi, però i ragazzi sono il fatto di dare la creatività, intanto io sono convintissima che la creatività ognuno ce l'ha dentro. Deve solo trovare lo spazio per buttarla fuori. Normalmente nella nostra società purtroppo non c'è questa possibilità, perché devi mangiare. Quando sei ragazzo devi pensare che devi diventare adulto e devi mantenere una famiglia, devi avere un lavoro e il lavoro ti obbliga a lasciarla da parte questa creatività, a meno che uno non si senta così portato a rompere gli schemi, e a... Niente, io dico che sempre fare la roba che ti piace, fare la roba che ti piace, perché la roba che ti piace, perché fai il polverone, ti dà mai energia per fare la roba che ti piace. Se ti dai il piacere, tutti i doveri diventano un gioco. Però, se ti dai il piacere. Non è così, la società. Ma non so, non è arrivata la tecnologia, cos'ha? Ma che bellasse tu? Dopo è una cosa che devi dirsi, perché ti sia affascinato. E mio preside non voleva fare scambi sia in inglese, non voleva fare scambi con l'estero. Zia, ti devi venire a dire di sì, mi rivierto, ma perché rivierto mi? Provo a divertire gli altri che sei questa lingua, provo a vedere il mondo. Parati, ti fa una relazione lunga come una della mano, la sera, e ti racconto tu. Difficoltà, tutti i successi, tutte le volte. La forma era tanta che mi ha detto e che l'ho convinto, e mi ha sembrato le stesse di identità, rompendo una tradizione che non si fatta, che non studiava, che non si e dopo alla fine tutta la mia scuola le nana le ha detto, ovviamente, per fortuna, e si fa i scambi, e le fa i scambi, e le scambi bellissimi. Fare solo l'azione, poi finalmente in un mese fa
sottrazione di visione, però sono tempi. Aspettare come un invece c'erano i tempi, come i genitori, non c'erano più, non vogliono aspettare. E la scuola continua a ridurre la musica a un'ora alla settimana. Una volta aperta la testa, una volta pagata, invece non si rimane. Il disegno continua comunque. E l'insegnante a 500 alunni, per farlo, capito? Ora, se noi accorciamo i tempi, il sabato non si può fare a scuola perché devono andare a sciare. Il pomeriggio non devo fare i compiti, non devo leggere perché non lo fa. Allora vorrei che fare, però proprio Spirito Santo. Quindi o noi ricominciamo dal tempo per la crescita, altrimenti non. Io le posso dire che avendo organizzato d'estate dei corsi perché mi sto a fare i capiloni, alla fine non sono capace di tirare l'altro. Non viene più nessuno caso, che serve. Ma sarebbe la cosa che io, grazie signora, mi sono sempre chiesto e anch'io ho avuto da discutere in ambito scolastico, che la scuola è inaccessibile a persone esterne nei pomeriggi quando sono libere. Ci sono lì delle strutture, noi abbiamo la fortuna di avere delle scuole efficienti, perché bene o male la nostra provincia ha investito, diciamo, nelle scuole, specialmente nella periferia e non quasi città, però ci sono strutture bellissime. A Marapine danno le palestre dal punto di vista sportivo, ma poi, che ne so, chiedere di fare il corso del disegno, il corso del ceramica, fare, mi ricordo, utilizzare il computer, no? A poi dire che non avere un tempo, ecco, dove la scuola è chiusa e non è aperta. A Marapine c'è l'auditorio, Hai visto questo?
la sottrazione uccide dei gas, ti fa uccide dei gas. Sì, ma appunto, è questo che mi dà fastidio. Sì, guarda. Mi dà fastidio. La sottrazione uccide dei gas, e lei entra, fa sempre uccide dei gas, no? E c'è un primo cartello che c'è scritto uccide dei gas, no? Paese in realtà è di uccide dei gas, dopo 50 metri c'è un altro cartello, il giardino dei gas, guarda, sì, sì. La disabilitato un libro messo su dei gasperi, tutte le volte che nel testo ci scrive dei gasperi, ci scrive dei gasperi da capo. Però ho chiesto solo che uno è il direttore dell'associazione, ci scrive sempre dei gasperi staccato. Qui non possiamo parlare. Sì, perché sì, sì, che verranno in televisione, no, non ci scrive neanche domanda. Si mette il devo in fuori. Non ci scrive neanche domanda. E vedremo quando. Dopo morti? Va bene, allora ringraziamo.